microfono e ti faccio un giudizio di questa partita. Sono molto contento della prestazione delle ragazze, sapevamo sarebbe stata una partita complessa, perché la prima dopo le feste, che sono state molto molto lunghe, abbiamo lavorato comunque bene e soprattutto dovevamo sopperire all'assenza del nostro playmaker titolare Deborah Davolio, che ha avuto un piccolo problema muscolare. Devo dire la verità, le ragazze sono state molto molto generose nello spendere tutte le energie che servivano per portare a termine questo derby, che era tutt'altro che scontato. Il divario fra le due squadre, l'avversaria sorrente, lo Stabia, non è stato eccessivo. Altro da aggiungere? No, assolutamente no, anche perché la squadra di Sorrento è una squadra di assoluto valore, di cui bisogna avere grandissimo rispetto e dove soprattutto, a mio parere, non c'era un risultato scontato. Forse lo è per gli altri, ma sicuramente non per noi, perché noi sappiamo che quotidianamente dobbiamo lavorare e soprattutto che contro di noi molti danno il 150%, quindi dobbiamo essere sempre, sempre, sempre preparati. Secondo il suo giudizio d'allenatore, la squadra ha risentito della pausa natalizia? No, devo dire la verità, ho avuto conferme positive rispetto al fatto che il lavoro fatto durante la pausa sicuramente è stato un lavoro intenso, quindi va, diciamo, smaltito, ma era assolutamente nei programmi, quindi anzi, devo dire la verità, è stato molto lento. Il campionato sta per finire e le ultime partite saranno quelle decisive. Come vi organizzerete, come strutturerete la squadra? Siamo in dirittura d'arrivo per la prima fase, non sappiamo se la partita con Bari conterà o no ai fini della pool promozione, di conseguenza dovremo giocare un'altra partita alla morte contro Bari e prepararci ad alzare il livello della qualità del lavoro in settimana e delle partite in vista di una seconda fase che sarà molto più dura della prima fase, nella quale dovremo farci trovare pronti da subito.